Quanto conta la leadership femminile nel nostro paese? Quanto c'è da fare per veder crescere la presenza delle donne nel settore manageriale? Emma Marcegaglia, presidente LUISS, è tra le leader più affermate in Italia. Ne ha parlato al convegno LUISS Debates, Expert Leadership, a Roma. Molti studi evidenziano che un maggiore ruolo nelle aziende in cui ci sono ruoli importanti di donne a livello di presidenti o di dirigenti o di amministratori delegati hanno un rendimento migliore, 10,7 contro il 7% là dove non ci sono donne. Normalmente la leadership al femminile è una leadership più aperta, diciamo, al lavoro in team, più aperta alla sostenibilità, più, diciamo, per una visione di lungo termine, tutti elementi che oggi diventano assolutamente fondamentali per affrontare e vincere le sfide che le aziende hanno davanti, la digitalizzazione, i cambiamenti climatici, le disuguaglianze che sono in corso un po' in tutto il mondo. Quindi io credo che una maggiore presenza delle donne non è solo un fatto etico e sociale positivo, ma ha un vantaggio economico molto forte proprio per le aziende e anche un po' per il paese e quindi per l'economia complessiva. Per Marcegaglia si tratta di mettere insieme leadership in senso generalista e competenze specifiche, e servono atti concreti. La presenza un po' anche a livello politico, sociale, in amministrazione andrebbe comunque rafforzata. Credo che sia importante lavorare anche su network di mentoring, no? Cioè avere donne che aiutano le donne, questo è un tema importante, spesso questo un po' manca, e poi certo anche dal punto di vista sociale sostenere le donne anche con leggi nel mettere insieme lavoro e famiglia. In Francia questo cede molto forte e i risultati anche in termini di natalità si vedono. La vediamo in rosa, c'è un segno. Eh sì, certo. Di leadership e competenze specialistiche ha parlato Amanda Goodhall, docente presso la Cass Business School di Londra. Over the last 20 years or so, there's been a separation. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a una separazione fra le persone esperte e capaci, che siano avvocati, medici o anche muratori, e una classe di manager che è emersa e che si occupa solo di gestione. Io credo che specialisti e manager dovrebbero tornare a coincidere. Anche per Goodhall esiste comunque un problema specifico legato alle donne e alla loro scarsa presenza nelle posizioni di vertice. That is a major problem. È un problema enorme. Portare le donne alle posizioni di leadership è una delle grandi sfide del nostro tempo, in UK come nel resto d'Europa, come anche in Italia.